Due Andrea lì davanti. Il primo è Iannone, che ha stampato un crono da capogiro e che oggi pare disponga di un buon pacchetto tecnico con la Suzuki, che ha un nuovo motore abbinato ad un'elettronica migliorata sensibilmente. L'altro è Dovizioso, indicato da tutti, compresi Rossi e Marquez, come il naturale protagonista del Qatar. Veloce sul passo gara, ottimo nel time attack, avanti con lo sviluppo, non a caso è il solo ducatista che è riuscito a provare il nuovissimo telaio, quello che ha valori di flessibilità più elevati, e farlo funzionare bene con le gomme soft che ha portato la Michelin. Per quanto riguarda Lorenzo, è incappato in una di quelle giornate da dimenticare, mancanza di feeling all'anteriore, ha provato anche la carena senza ali, la nuova, ma con l'arrivo dell'umidità della sera ha potuto soltanto alzare bandiera bianca. In terza posizione c'è Marquez, che è caduto ma che in definitiva ha già valutato tutte le componenti tecniche, comprese le nuove ali ed il funzionamento del motore, e su questo tracciato potrebbe doversi accontentare, come dice lui, magari di un podio, mentre il suo compagno di team Pedrosa ha ancora male alla mano sinistra a causa della caduta del primo giorno di test. In casa Yamaha i tempi sul giro non sono esaltanti, ma il passo non è poi così male, come dice lo stesso Rossi, che ha avuto un problema di vibrazione all'anteriore, mentre Vignales ha tribolato con l'elettronica. Entrambi i piloti hanno fatto una serie di giri buoni e domani proveranno un long run vero e proprio. Oggi sono caduti a distanza di 5 secondi alla stessa curva 2 Petrucci ed il compagno Miller. La Ducati GP18 dell'italiano è tornata col bauletto aperto e senza veli, eccitante, ma nonostante tutto non siamo riusciti a capire il componente e neanche gli ingegneri della concorrenza. In Ducati ci dicono che non si tratta né di un accumulatore di energia né di un ammortizzatore inerziale. Insomma, ingegnere, certo.